Oh mio Dio! Trovato! Non ci credo! Trovato! Hey ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Go. Siamo ancora a Monteclaro. Cosa andremo a fare adesso? Esattamente, siamo ancora vivi. Allora, ci siamo rinfrescati un attimo, siamo pieni di bottigliette d'acqua. Un'altra informazione utile. Ci siamo utile. Ripresi. Esatto, ci siamo ripresi abbastanza e abbiamo letto un'altra cosa molto interessante. Avete presente l'aroma? Che sembra sempre abbastanza inutile perché si attiva, si trova qualche cosettina, l'aroma quello personale, non quello che si mette nei Pokéstop, sembra più inutile rispetto a quello nei Pokéstop. Abbiamo letto però che se noi camminiamo 200 metri ogni minuto, troviamo 30 Pokémon in 30 minuti. Quindi, con un solo aroma. Calcola in mezz'ora quanto dovremmo fare. In mezz'ora dovremmo fare... fare i calcoli. Forse 6 km, una roba del genere. Una cosa che non succederà, però noi comunque, anche se non faremo tutti i chilometri che andrebbero fatti per prendere una 30, assolutamente no, camminiamo parecchio e vediamo se davvero si trova molto di più, perché abbiamo letto addirittura che se attivi una roba e stai fermo trovi un Pokémon ogni 5 minuti, quindi soltanto 6 Pokémon in mezz'ora. Quindi che, vediamo, diciamo, non ne vale la pena di attivare. Esatto, esattamente. Quindi vediamo un attimino se invece così diventa molto utile. In ogni caso, volevo dire tante cose e non ne ho detto una. Esatto. Abbiamo ancora Bulbasaur nelle vicinanze, quindi adesso camminando con la roba, ragazzi, lo dobbiamo trovare. Guarda, se mi si avvicina così io lo cerco e lo prendo a calcio. Bellino, lo prendo a calcio. Allora, ce l'abbiamo attivo, l'ho già attivato, abbiamo trovato già col Mankey che appena catturato. Adesso Bravo. Quindi dobbiamo percorrere 200 metri per trovare il prossimo Pokémon. Sarà tosta. Stiamo facendo a luna, andrebbe fatto tipo alle 10. No, vabbè, ogni tanto siamo anche noi siamo furbi perché davvero... E ci abbiamo messo un po' ad arrivare. Facciamo una cosa, attacchiamo il telefono a una di quelle due oche, falle vedere. E le lasciamo a camminare. Che belline che sono. Ogni tanto le inseguiamo e catturiamo qualche Pokémon. Le attacchiamo col nostro adesivo. Secondo te ci dice qualcosa? Sì, credo proprio di sì. Tipo che ci buttano fuori dal palco. Sì, esattamente. Bravi. Guardate adesso la zona. C'è il deserto. Vabbè, credo che anche giustamente se ne siano andati tutti per l'ora di pranzo. Perché ci puoi contare, siamo solo noi che rimaniamo ancora qui. Però ne approfittiamo. Perché... Ma guarda, alla fine ti dirò che comunque se quando trovi zone d'ombra si sta davvero bene. Al sole si c'è caldo, ma all'ombra al sole si cuoce. No, cioè, vabbè, se mi metto qualcosa da mangiare nella mano... Voglio dire una cosa a proposito di sole. La faremo vedere su Instagram, sai perché? Uh-huh. Perché praticamente è l'unica abbronzatura che io e Steph abbiamo ottenuto quest'estate. È vero, dobbiamo mettere una foto su Instagram di questa cosa. La forma dei nostri sandali, delle nostre scarpe sui piedi. Abbiamo proprio la forma stampata a mo' di abbronzatura. Ve la faremo vedere. A me fa già male la mista. Iniziando a perdere perdere organi. Cioè, allora, 4 minuti ancora non abbiamo trovato il secondo Pokémon. Quindi ancora 200 metri non li abbiamo fatti. Credo che li abbiamo appena fatti perché ha vibrato. L'ho proprio chiamato. Che hai trovato? Zubat. Sì, anche a luna sempre, a tutte le ore Zubat sempre comunque. È sempre comunque. E dicevo, cosa stavo dicendo? Che secondo me per fare 200 metri al minuto bisognerebbe correre. Ovviamente non possiamo correre noi perché di andare in corsetta. Sì, secondo me è fatto per correre. Secondo me a Roma più corsetta davvero 30 Pokémon in 30 minuti. Dici che è fatto apposta per però correre le persone. Però d'estate ragazzi è davvero impossibile fare una cosa del genere. Cioè anche d'inverno. 6 km in corsetta. Lasciami sì. In pace, vanno retti. Non voglio fare niente in corsa. Ah! Si sta benissimo. C'è un Geodudu, quindi allora terzo Pokémon in tipo 5 minuti. Diciamo che stiamo andando abbastanza bene, quindi non è male questa cosa. Comunque i Geodude ci servono tantissimo, perché ci stiamo iniziando ad avvicinare ad avere 100 caramelle per creare il nostro primo Bello. Golem, che sarà qualcosa di epico. Quindi diciamo che sono felice ogni volta che trovo un Geodude, poi soprattutto se lo trovi da 400 di potenza, diventa ancora tutto più bello. Allora, sto guardando il posto con più ombra dove camminare, qua c'è anche un vento bellissimo, ci sta facendo tornare in vita. Sì, non mi lamento, qua c'è un labirinto, facciamo il labirinto, ma siamo troppo alti, io lo facevo da piccolino. Perché io venivo fisso in questo posto da piccolo a giocare. E praticamente giocavamo in questo labirinto. Era molto meno tagliato, quindi era diventato, sembrava quello di Harry Potter del quarto film, sembrava, vi giuro, quello lì. E quindi giocavamo di notte, vabbè, tipo alle 9. Quando sei basso sì, quando sei grande diciamo che è abbastanza basso labirinto. Facciamolo, andiamo. Stavo aiuto. Aia. Io devo pure catturare Geodude in tutto questo. Vabbè, è piccolo, diciamo.
Verso dove? Verso qua. È un labirinto un po' fasullo, però è carino da fare. È carino, dai. Guarda, è carino, sì. Chissà qual è l'uscita. Non la vedremo mai. Non la vedo, se n'è già una lì, guarda. E fece un'uscita in ogni angolo. Ascolta, sì. Io non ho mai fatto un labirinto, lo volevo fare, quindi okay. Non criticare le mie scelte. Okay. Ecco, su, signori, trovato? Ancora Pokémon, tantissimi, sta funzionando. Vedi, funziona, camminare. Cioè, camminare funziona. E camminare tantissimo. Funziona magari con la serete, però i Pokémon li prendete. No, quindi... magari fatelo in orari sani, sì. Non in questi tipo orari. Di sera. Esatto. Vorremmo tanto registrare di sera, ma i server funzionano un giorno sì, tre no di sera. Quindi per non rischiare, noi evitiamo, ma diciamo. Ma più ancora di quello, perché anche ieri notte, ad esempio, dopo cena, ci eravamo organizzati per fare una passeggiata e far livellare un po' il mio account. Appunto che io sono ancora indietro. Esatto. Nel momento in cui dovevamo uscire, server down. Ed erano quindi... tipo le 9, capito? Sì, quindi... erano le 9. Cioè, quindi... magari ci organizziamo, non registriamo nulla quel giorno, per appunto registrare la sera, server offline, e il giorno dopo ci troviamo incasinatissimi senza video. Comunque, come abbiamo detto nello scorso video, con la andiamo qua a destra perché altrimenti finiamo il parco. Con la patch notes dovrebbero risolvere un sacco di problemi. Eppure un Nidorino! E dicevo, magari risolveranno anche questo e si potrà registrare anche la sera. E tu esattamente. Urli, scusami, non ti volevo interrompere. Sì, comunque, quindi magari diventerà più probabile che usciamo a fare video da sera, quindi soffriremo meno anche a fare sì, questi video. Esattamente, sì. E guarda, fai vedere qua in alto. Qua c'è la palestra, qui in alto, tutto su, infatti c'è una chiesa. L'unica cosa che vedo è una croce di una chiesa. Ed è il segno della palestra, l'hanno messa per quello, capito? Dove c'è una chiesa, c'è una palestra. Esatto. E sembra quasi il motto di una pubblicità. Esattamente. Comunque lì c'è una palestra che in questo momento per di più qualcuno sta attaccando perché l'ho vista bianca. Quindi bella. Proprio in questo istante c'è qualcuno lì. Vedi? Ed è appena diventata di blu. L'hanno appena presa, ci hanno messo... Quindi dei nostri. Le evoluzioni di Rattata. Bellissimo. Raticate. Raticate, bravissima. Grazie. E in questo momento siamo a 9 minuti di Roma e mi sa 6 Pokémon. Quindi non stiamo facendo 200 metri al minuto, ok? Però stiamo andando abbastanza bene. Ho problema ad andare su a vedere. No, non me la sento. Dai. Ma è una salitona, ma perché dobbiamo schiattare? Aspetta, guarda. Chi hai trovato? No, il Pokéstop, vedi il labirinto verde, quello che abbiamo appena fatto. Infatti è lì. Sì, è qui. È qui. Bellino. Ma posso mettere un Pokémon in questa palestra così a scrocco? Perché dici magari... così di metterlo mentre loro l'attaccano? Ah no, ok, sono andati in tre, ne hanno già messo tre. Giustamente, non è che fregato. No, comunque evitiamo di salire. Già sto collassando così dopo 10 minuti e ne mancano ancora 20. Se iniziamo pure a fare salite. Vabbè, è un po' tutto in salita a sto parco, quindi. Beh, Monte Claro. Siamo Monte, lì. Quindi mi sembra normale. Adesso ti faccio vedere una salita in corsa, sei pronta? Guardami. Adesso devo scendere. Aiuto. Aiuto. Houston, abbiamo un problema. Houston. Non so quante spine mi sono entrate nella mano destra, ma di sicuro ne ho almeno 10 nei piedi. Perché? Hai fatto una cosa bella? Non lo so, era bellina. Da bambino ragazzi, mi divertivo. Questo significa che non dovete stare sotto il sole perché poi la finite così. Ok, allora, a parte che ci mancano 5.000 di exp per fare il livello 19, quindi meno uno poi alle ultra ball e a livello 20, che sarà una cosa epica. Assolutamente. Vediamo quanti ne abbiamo catturato per ora. 1, 2, 3, 4... 5 e 6 e 6 6 6 quindi 6 in 16 minuti mi sembra anche normale perché sono passati 14 minuti ma non abbiamo fatto tutti quei chilometri, quindi sì, sembra che sia vero. Oh mio Dio, trovato, non ci credo, trovato Bulbasaur, Bulbasaur. Ce l'abbiamo fatto. Da quanto? 184. Questo è forte. Allora, dopo un sacco di ore ce l'abbiamo fatta. Allora, mio Dio. Non dobbiamo essere troppo felici perché lui lo capisce e poi scappa. Ok, ho fatto anche bene. Dai, Bulbasaur, primo colpo, non ci fare impazzire. Non vogliamo che tu scappi. Dai, bello. Dai. Bello. Eccolo. Ok, bravo. Ok. È il tiro giusto. Ma lo sento anch'io. Ce l'abbiamo. 1, 2, 3. Oh. Sì, l'abbiamo preso di nuovo. Ce l'abbiamo. 186, c'è un vento che festeggia assieme a noi. Non so se si sentirà più qualcosa. Però abbiamo Bulbasaur. Preso Bulbasaur.
E adesso abbiamo 6 caramelle su 25 per poterlo evolvere. E essendo questo a 184, ne varrà già la pena evolverlo rispetto. Assolutamente. Oh mio Dio, c'è Magumar nelle vicinanze. Bello questo. E ha vibrato di nuovo Ekans. Andiamo, andiamo, andiamo. Con Bulbasaur siamo arrivati a 7, con Ekans arriviamo a 8 Pokémon comunque in 15 minuti, ragazzi. Quindi la Roma camminando a passo abbastanza veloce funziona alla grande. Ma guarda, noi siamo anche abbastanza lenti perché c'è davvero caldo, quindi secondo me se camminate anche a passo un po' più sostenuto. Sì, 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 sì. Magari proveremo a fare un altro video in questo stile, tipo alle 7 di sera, un giorno che vediamo che serve funzionano, così vediamo se abbiamo tipo almeno quei 20 Pokémon in 30 certo, minuti, certo. Che sarebbe già una cosa fighissima. Adesso probabilmente riusciremo a farne probabilmente 14-15, ma Bulbasaur vale 40. Quindi ma finalmente stiamo trovando un po' di Pokémon diversi. Questo parco è davvero bellissimo. Ne è valsa la pena arrivare fino a qua? Oddio, anche Growlithe! Uno dopo l'altro, velocissimi. Allora, adesso dobbiamo scegliere se andare a sinistra o a destra, però dovremmo beccarci comunque un po' di ombra. Forse sì. È sinistra, no? No, allora, no. Se vai a sinistra c'è la salita per salire di sopra. Oh, guarda la mia faccia! Cosa hai preso? No, c'è Growlithe da 632. Ma scherzi? No! È troppo forte! Sì che è troppo forte! Troppo forte! Questo è voluto diventa tipo 1500, una roba del genere. Vieni da papà. Se esci adesso, me ne vado. Non è vero. Continuo a cercare di prenderti per sempre. Dai, 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 dai. Ok. Andata, andata. Abbiamo anche un Growlithe da 632. La Roma così, ragazzi, diventa davvero potente. La Roma in questo modo ne vale decisamente la pena. Continuiamo a camminare. Allora, qua... adesso abbiamo infatti una strada, anche un Nidoran, cioè non finiamo più di prenderne. Ok, abbiamo trovato anche un Rhyhorn. Come spostarti? Vieni un po'. Ci stanno per investire? Sì, sì. Ok, mi sposto. Vedi? Noi dicevamo corsetta, ma avere una roba come ma quella. Ma gli potevamo chiedere se ce l'ho prestato, ne andavamo in giro così sarebbe stato. Vero? Pensa che figo. Però non ci prende in considerazione, no? Mezz'oretta con quello sarebbe però stato epico. Lui sì e noi no, scusa. Perché lui lavora qua. E non possiamo lavorare qua anche noi? No, perché poi dovresti venirci tutti i giorni. Non sarebbe solo una volta. Allora no. Vedi? Sì, vabbè. Sì, vabbè. Sì, vabbè. Non ci credo. Chi hai trovato? Bulbasaur! Di nuovo? Sì! Doppio! Oh doppio Bulbasaur! Allora, oh mio Dio, allora, che il bello. Telefono sta esplodendo. Il telefono sta esplodendo, non riesco neanche a cliccare Bulbasaur. Ti prego. Ti prego. Ti prego, si è bloccato il touch. Vedi che non mi prende più i tasti. Non continuare a premere che lo rovini ancora di più. Allora calmati. Abbiamo riaperto, c'è ancora. C'è di nuovo. Allora, lo voglio più forte del primo. Forte, forte, dai. Dai, 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 dai. Siamo questo seri? Questo sì che è forte. Siamo seri? Questo sì che è forte. Le visti che bellini? Come si chiamano? Tentacoli. No, sono Iane. No, devi gridarlo perché si deve sentire in colpa no, dall'uscire qui tante volte. No, se tu gli dici che abbiamo cose buone da mangiare, lui sicuramente... Ma gli sto già dando le bacche, vedi che non funziona. Provaci, ma provaci, che sgridalo. Cose più buone. Sgridalo. No, è troppo carino. Devi gridarlo. Non ce la faccio. Maledetto, mi hai fatto sprecare 10 megaball. Non ne vali più la pena. Stai qua dentro. Stai dentro questa megaball o ti do un cazzotto. Giuro che ti do un cazzotto e mi spacco il telefono. Stai dentro. Non ci credo. È difficile, è davvero difficile. Ci credo. Cioè, stiamo finendo tutta la Roma solo per lui, e capito? Che ti devo dire? Cioè, forte. Viziato, maledetto. Vieni qua, fatto anche bene. Allora. Uno. Dai. Due. Dai. Tre. Oh. Ce l'abbiamo fatta. Cavolo, finalmente. Ce l'abbiamo fatta, non ci fermano neanche i Bulbasaur che vogliono scappare. Bellissimo. Maledetto. Cosa volevi fare? Cosa volevi fare? Adesso abbiamo 9 caramelle su 25, c'è pure uno Spiro. Comunque è finita la Roma, quindi vediamo il recap. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quindi 15 abbiamo fatto 200 metri... ogni 2 minuti, quindi abbiamo fatto 100 metri al minuto, quindi abbiamo fatto 3 chilometri in Mamma questi mia. 30 minuti per prendere appunto 15 Pokémon in 30 minuti con una Roma che secondo me è davvero ottimo. Va bene, sì, direi che è andata benissimo, 15 non sono pochi, io sono soddisfatta.